Il quadro politico che risultò dall'accordo di Brindisi era nettamente sbilanciato a favore di Antonio, che controllava le ricche province orientali e il florido Egitto, un territorio chiave per il controllo dell'impero. Ottaviano era sempre più preoccupato del potere che Antonio andava accumulando in Oriente. Infatti costui conduceva qui quasi una politica personale, da sovrano ellenistico, una politica del tutto autonoma dalle indicazioni del Senato. Stava infatti creando in Oriente un sistema di stati a lui fedeli. Aveva posto la sua base operativa in Egitto ad Alessandria e si era legato sentimentalmente a Cleopatra VII, già amante di Cesare, dopo aver ripudiato nel 37 a.C. la legittima moglie Ottavia, sorella di Ottaviano. Antonio aveva inoltre concesso ai figli di Cleopatra i regni di Armenia, Siria e Cirenaica, dimentico degli interessi dello Stato romano. Ottaviano decise allora di usare contro il suo rivale l'arma della propaganda e degli stereotipi anti-orientali. Rinfacciò ad Antonio la sua condotta da tiranno. Egli si comportava più come un monarca che come un magistrato il cui potere derivava da Roma. Denunciò pubblicamente l'offesa subita dalla sorella Ottavia, poiché Antonio si era legato ad una regina straniera. Accusò Antonio di essere succube di Cleopatra, a tal punto da essere disposto a trasferire ad Alessandria d'Egitto il centro dell'impero. Ottaviano presentò dunque Antonio come un traditore, un nemico straniero al servizio di una donna. Di fronte alla minaccia rappresentata dal rivale, Ottaviano si proponeva agli occhi del popolo romano come il difensore delle radici e dei valori più autentici dello spirito romano. Egli presentò lo scontro con Antonio non come una guerra civile, quale in effetti era, ma come una guerra contro un regno esterno che aveva corrotto un cittadino romano, una guerra necessaria per difendere la centralità di Roma e dell'Italia. Antonio, dal canto suo, non faceva nulla per smentire l'immagine negativa propagandata da Ottaviano, suscitando il sospetto di voler creare un impero orientale indipendente da Roma. Proprio grazie a questi due fattori, una propaganda convincente e l'atteggiamento di Antonio, Ottaviano ottenne dal Senato prima la revoca delle cariche di Antonio, poi il consenso a dichiarare guerra. La guerra venne dichiarata non direttamente contro Antonio, ma contro Cleopatra, colpevole di aver sottratto i territori allo Stato romano. Il comando della missione fu affidato a Ottaviano, che ricopriva la carica di console. Nel 31 a.C., ad Azio, di fronte alle coste occidentali della Grecia, in una grande battaglia navale, Ottaviano sconfisse Antonio. Antonio si rifugiò in Egitto, ma inseguito dalle truppe di Ottaviano, scelse di suicidarsi. Anche Cleopatra si uccise per non cadere in mani nemiche. Nel 31 a.C., all'indomani della vittoria di Azio, Ottaviano era l'incontrastato e assoluto padrone di Roma e di tutti i suoi territori. La Repubblica Romana era davvero tramontata.